Ma Fedez rimane comunque stonato. Una persona intonata non ha bisogno di autotune. Col cavolo, era stonato. L'autotune non c'entra. Concludendo, un vero cantante non ha bisogno di autotune. Ma Fedez, così come altri cantanti trap o rap, hanno il dovere di cantare bene e intonati? Prima di dare la risposta per far sì di comprenderla al meglio, bisogna partire da alcuni concetti di base storico-socioculturali che spero ti possano aprire la mente sulla cultura musicale, al di là dei tuoi gusti che sono assolutamente personali e non giudicabili, e tutto quello che vi dirò è di carattere puramente oggettivo, lontano da qualsiasi mio personale giudizio. Per capire meglio, comunque, guarda tutto il video e vai fino in fondo. La trap, come il rap, nasce negli Stati Uniti agli inizi del 2000, in contesti sociali abbastanza avversi, caratterizzati da diseguaglianze economiche, sociali e razziali, e di conseguenza l'accesso a una formazione musicale formale era un lusso riservato a pochi. In questo, per esempio, troviamo delle uguaglianze nella musica spiritual, jazz, blues e quant'altro. Per molti il rap e anche la trap sono diventate una forma di espressione diretta e immediata, accessibile a chiunque avesse una storia da raccontare, senza bisogno di strumenti costosi e quindi anche di una formazione musicale, soprattutto per i motivi citati prima. Infatti, alla base di questi generi musicali vi sono il ritmo e l'abilità di incastrare le parole in rime efficaci, ovvero il flow, e non la voce melodica. Andando nello specifico della figura del cantante, per lui non c'era bisogno di saper cantare secondo i canoni tradizionali, perché il valore stava nell'autenticità dei testi e nella capacità di connettersi col pubblico attraverso parole e ritmi. Però cosa intendiamo con canoni tradizionali, che per noi europei e italiani rispetto agli Stati Uniti sono estremamente più antichi e estremamente diversi? Basti pensare che la nostra cultura musicale comprende l'opera, la lirica, la tecnica del bel canto all'italiana per quanto riguarda i cantanti di queste categorie, la musica neomelodica o comunque la musica italiana o europea, che preveda un utilizzo della voce cantata fondata sulla tecnica vocale e intonazione. Parlando di autotune, diciamo che ogni genere, come studiamo in storia della musica, subisce un'evoluzione. E per quanto riguarda la trap, questa è stata nell'impiego di svariate attrezzature elettroniche, tra cui l'autotune, che ha reso la voce dei cantanti trap o rap uno strumento flessibile e adattabile a diverse sperimentazioni sonore, facendo sì che la melodia diventasse importante, ma non necessariamente vincolata all'abilità canora, poiché le basi del canto della musica trap, come ho detto prima, poggiano su un'espressione di un'idea e di avere un buon flow. Nel tempo, poi, l'utilizzo dell'autotune è diventata la caratteristica principale che contraddistingue questo genere di musica, assumendo il valore di un linguaggio musicale tipico proprio di quel genere, così come è stata l'introduzione delle distorsioni nelle chitarre elettriche per la musica rock. In breve, quindi, l'autotune è diventato non uno strumento di correzione vocale, ma bensì parte del linguaggio di quel genere musicale, soprattutto se usato in maniera estrema. Detto questo, perché allora ci sono così tanti commenti negativi nei confronti della stonatura di Fedez? Spiegato il contesto storico, socioculturale e tecnologico, il fatto che tanti di voi abbiano scritto commenti negativi nei confronti dell'intonazione di Fedez lo fanno anche perché nel loro retaggio culturale e quindi nelle loro tradizioni musicali hanno un'altra concezione della musica, dove per loro è inammissibile che una qualsiasi forma di cantante di alto livello possa stonare o usare aiuti. Poi c'è sicuramente la componente di simpatia e antipatia che il personaggio può dare. E quindi, rispondendo alla domanda, i cantanti trap come Fedez hanno il dovere di cantare bene e intonati? La risposta è semplicemente no. Certo, musicalmente avere un po' di dote sarebbe sempre meglio, ma poiché alla base della trap e del rap ci sono delle altre caratteristiche che non rispecchiano la tradizione della nostra musica italiana ed europea, la dote del canto intonato e melodico non è strettamente necessaria. Bene, grazie di essere arrivato alla fine del video. Se ti è piaciuto l'argomento, mi raccomando, non solo clicca like o commenta, ma seguimi sui miei canali social. Se poi ti piace qualche argomento in particolare, mi raccomando, scrivimelo nei commenti che magari lo trattiamo. Ciao!